Bentrovati ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000. Quest'oggi protagonista ancora una volta è il mondo del volontariato, le tante sfaccettature del volontariato bellunese che si adoperano proprio a favore del territorio, a favore della sua popolazione, soprattutto nei casi anche di maggior difficoltà. Ne parliamo in compagnia dell'associazione Radio Club Belluno Nore, nucleo operativo Radio Emergenze, e con gli ospiti che sono venuti a trovarci quest'oggi, che ringrazio innanzitutto per la disponibilità per essere qui. Abbiamo Elvi Lucchetta, che è il presidente del Radio Club Belluno Nore. Ben trovato, presidente. Grazie. Accompagnato da Luca Salvador, che è responsabile del nucleo operativo Radio Emergenze, proprio del Radio Club Belluno. Ben trovato. Grazie. Salvador. Allora, cominciamo innanzitutto da lei, presidente, dicendo che questa è un'associazione operativa sul territorio bellunese ormai da 40 anni, quindi avete una lunga storia alle spalle. Spieghiamo, condividiamo con i nostri telespettatori qual è innanzitutto l'obiettivo della vostra associazione. Sì, l'obiettivo della nostra associazione è condividere il mondo delle telecomunicazioni, diciamo così, private, condividere la passione dell'hobby delle radio e diciamo così, riunire i volontari che intendono usare questa specialità nei confronti della società, quel che adesso si chiama Protezione Civile, che però nel 75, quando è nata questa associazione a Belluno, era una forma di unione di questi appassionati che usavano un apparato di debole potenza che si chiamava CB, con le norme nuove create dal Ministero. Prima un privato non poteva avere nessun tipo di radio, era considerata un'arma, per cui c'era un po' un problema burocratico avere questi apparati. Nel 75 queste persone si sono unite, spinte sia dal desiderio di provare soluzioni tecniche, sia quella di colloquiare. Allora c'era solo il telefono, quello col filo, non esisteva nessun sistema internet, niente, per cui quel che adesso è la chat veniva fatta con questi apparati situati nelle case delle persone. C'erano delle proprie serate di discussione, una forma di trovarsi insieme di queste persone, diciamo così, di queste famiglie, di questi soggetti che avevano voglia di chiacchierare. Dopo, con il tempo, queste persone hanno cominciato sia a progredire dal punto di vista tecnico, sia a dire sì, noi abbiamo questo sistema di parlare, ci rendiamo utili per la società, vediamo se in caso di bisogno possiamo renderci utili a usare questo dispositivo. Subito, allora non c'erano le cabine telefoniche, basta, per cui ci siamo creati il problema dell'emergenza. Allora abbiamo individuato un canale a livello nazionale, mondiale, in cui si poteva fare ascolto per le emergenze. Siamo riusciti anche a montare una nostra radio presso il centralino del 113 della questura di Belluno, e tutti insieme facciamo ascolto per le eventuali emergenze, diciamo così, di tutti i giorni, insomma. Ovviamente dopo c'era anche l'aspetto ludico, c'erano le cene, c'erano i ritrovi, c'erano le quelle che, diciamo, che si condivide in qualsiasi tipo di associazione. Col tempo però sono venuti i primi problemi. Dei nostri equipaggi sono andati anche lungo la Valcellina in Friuli durante il terremoto già del Friuli, per cui si sono resi disponibili in maniera embrionale, in maniera, diciamo così, quasi da principianti, aiutare le comunità a comunicare in questa emergenza qua. Poi siamo recati in Irpina e avanti avanti. Nel frattempo è sorta la Protezione Civile sulla struttura come la conosciamo adesso, quindi c'è stato un progresso tecnico, un progresso numerico, un progresso anche di formazione interna, cercando sempre di coinvolgere tutti gli appassionati, i giovani oppure anche gli anziani a 360 gradi nell'uso sociale di questo mezzo tecnico. Più c'è mezzo aspetto tecnico, mezzo aspetto proprio sociale, insomma. Quindi voi vi occupate, abbiamo detto, proprio del radio affidabile, questi collegamenti, e siete un braccio operativo, uno dei tanti bracci operativi della Protezione Civile. Sì, dunque. Sì. Noi abbiamo due principali attività al di là di quel che è il giornaliero della manutenzione, delle riunioni, dell'aspetto così proprio sociale. Effettuiamo l'assistenza alle gare sportive
di un certo peso, cioè forniamo i collegamenti durante, non so, le gare in salita, i rally, le pedonate, i trail che adesso sono molto frequenti in montagna, e assicuriamo la, diciamo, di la cronaca più la sicurezza dove non, per esempio, non c'è una copertura telefonica. Ecco Presidente, è necessario ovviamente fare un percorso di formazione mirata per poter diventare un volontario della vostra associazione. Sì, allora l'associazione dispone di mezzi, sia mobili sia delle attrezzature, per cui al di là delle proprie disponibilità, chiunque è interessato a questo mondo può frequentare le riunioni che noi teniamo da 40 anni, il primo o terzo venerdì del mese, presso la sede di Villa Montalban, e lì può senza nessun problema imparare i vari aspetti, dall'aspetto informatico, l'aspetto tecnico, l'aspetto pratico, l'aspetto delle manutenzioni, oltre che quello, diciamo così, ludico, la famiglia è sana, nessuno nasconde niente, abbiamo tanto da insegnare in questo settore qui, e così ci... Diciamo così, si riesce a portare avanti anche appunto questa tradizione, soprattutto per le giovani generazioni, anche perché sappiamo, diciamo, anche con l'evoluzione, no, dei mezzi tecnologici, dei mezzi di comunicazione, i giovani del giorno d'oggi magari familiarizzano più facilmente con smartphone, con dispositivi di altro tipo, magari tralasciando invece uno storico elemento come la radio. Come dice lei, però questi strumenti adesso sono anche affiancati ai nostri, nel senso che una volta c'era l'uso semplice della rete trasmittente come la vediamo nei film. Adesso fornire comunicazioni vuol dire fornire anche banda, vuol dire fornire anche telefonia, vuol dire fornire insieme alla radio questi supporti multimediali, cioè adesso anche la protezione civile stessa usa sempre la radio in alternativa alla telefonia, però vuole che noi forniamo anche banda e telefonia tramite sistemi digitali satellitari, per cui nell'emergenza essere in grado di fare delle celle che non fornisca solo la comunicazione orale, che fornisca anche le multimedialità per accedere ai vari programmi che la protezione civile usa per il suo ruolo. Per cui è un aspetto tecnico, un aspetto di fornitura proprio anche di connessione. Questo noi l'abbiamo già nei nostri dispositivi e viene insegnato ai giovani che al giorno d'oggi arrivano da noi, sono molto formati. Allora, noi anziani abbiamo la parte tecnica, la parte, diciamo, di manutenzione dei ponti, loro affiancano la loro capacità, insieme si creano delle celle che soddisfano le esigenze di questi settori qui. E sappiamo quanto appunto è importante sia in vari ambiti, no, della quotidianità, e tutto il capitolo insomma sulla banda di cui si potrebbe parlare veramente, veramente tanto. Torniamo adesso, Salvador, responsabile del nucleo operativo Radio Emergenze, in particolare a toccare un aspetto che il territorio bellunese insomma ha stravolto, il territorio bellunese, ovviamente mi riferisco alla tempesta Vaia. Voi siete stati da subito attivi, un prezioso supporto appunto per la protezione civile in quel contesto. Quali sono state alcune delle vostre attività in quel momento, allora, d'emergenza? Noi siamo stati attivati dal sistema regionale di cui facciamo parte, e faccio una precisazione che sul totale dei volontari, la quarantina di volontari che sono i nostri associati, circa una ventina fanno parte di questo nucleo operativo Radio Emergenze, che si occupa in principal modo di garantire le comunicazioni radio alternative in emergenza. E l'esempio è calzante con Vaia. In un primo momento siamo stati attivati a livello locale da alcuni comuni tipo Sedico, Lentiai, dove erano cadute le comunicazioni radio e le comunicazioni telefoniche, di conseguenza ci hanno chiesto un supporto per le comunicazioni con il resto delle strutture e con le squadre locali. Siccome questo si è risolto nel giro di un paio di giorni, siamo intervenuti, come dicevo prima, a Sedico, a Lentiai e nel comune di Ponte nelle Alpi, in quanto c'era la criticità relativa al livello del Piave,
che stava superando il limite di guardia. Di conseguenza siamo intervenuti in questi COC, che è il centro operativo comunale, e si garantiva il collegamento con il COM di riferimento e con il CCS. Il COM è il centro operativo misto, che generalmente fa riferimento all'Unione Montana, e il CCS è il centro coordinamento soccorsi, che nella nostra provincia coincide con la zona dell'aeroporto e raccoglie tutte le informazioni che giungono dall'intera provincia. Risolta la problematica locale delle prime paio di giorni, abbiamo dovuto dare supporto alla zona del Cadore e del Comelico, in quanto in queste zone non ci sono associazioni radio tipo la nostra. Di conseguenza, con l'ausilio di alcuni volontari della FIRSER regionale, di cui la nostra associazione fa parte, in poco tempo siamo riusciti a garantire i collegamenti radio, installando dei ponti ripetitori nella zona della Val del Boite e nella zona del Comelico, che erano interconnessi via satellite con il ponte di riferimento che si trovava presso il CCS. Di conseguenza, in poco tempo, grazie a questa tecnologia satellitare, abbiamo potuto dare una copertura radio a queste zone, in quanto stavano cadendo anche un po' tutte le comunicazioni radio, perché con la tempesta erano state danneggiate le linee elettriche. Certo, di conseguenza i ponti ripetitori hanno una certa autonomia, questa pian piano veniva a mancare. Di conseguenza il secondo step è stato andare a ridare alimentazione a queste postazioni, e di conseguenza il terzo e quarto giorno, tramite l'ausilio degli elicotteri, siamo intervenuti inizialmente sul Monte Ritte e dopo a seguire sulla postazione del Fertazza, e in poche parole in tutta l'alta provincia, per dare alimentazione tramite dei gruppi elettrogeni portatili che si potevano trasportare solo con l'elicottero. Abbiamo dato alimentazione e dopo i giorni successivi siamo dovuti intervenire a fare rifornimento a questi gruppi elettrogeni. Di conseguenza, ecco, stiamo capendo comunque anche dalle sue parole quanto macchinoso, quanto complicata, no, sia stata anche la fase della gestione, appunto, di, sì, quelle prime giornate, di quei primi momenti. Il discorso, posso affermare che siamo stati attivati tra i primi come le comunicazioni a livello locale e abbiamo terminato tra gli ultimi, perché i gruppi elettrogeni sono stati utilizzati per alimentare queste postazioni, che sono di vitale importanza per le comunicazioni sanitarie e via dicendo. Di conseguenza la nostra operatività è durata una trentina di giorni dal punto di vista pratico, e con delle specificità a 360 gradi per quanto riguarda il discorso tecnico e radio. E questa è la nostra specializzazione. Di conseguenza noi come associazione ci occupiamo esclusivamente del settore radio,
con le varie specificità che 40 anni fa, quando siamo nati, era la pura radio. Adesso, come diceva il Presidente, è legata al discorso del collegamento internet, certo, dati ovviamente, e ci sono tutto tutte le quello condizioni. Che... Esatto, chiaro. Perché... Chiaro, chiaro. Presidente, torniamo da lei un attimo perché il tempo qua scorre e abbiamo ancora delle cose importanti da dire. Veniamo all'emergenza sanitaria invece, l'emergenza attuale. In qualche modo ha condizionato la vostra attività? Siete stati coinvolti in qualche modo? Allora, non siamo stati coinvolti direttamente perché le comunicazioni ci sono sempre state. Però siamo stati coinvolti nella riparazione delle attrezzature radio delle associazioni che invece facevano servizio diretto. Praticamente noi collaboriamo anche nel settore radio, nelle altre associazioni, facendo installazioni, riparazioni, facendo anche le pratiche burocratiche, i montaggi di punti radio. Abbiamo personale abilitato ai lavori elettrici, ai lavori in quota, per cui non abbiamo lavorato direttamente nell'ospedale. Però, cose. Comunque... Però diciamo così, abbiamo fatto la nostra parte riparando e facendo assistenza. Un esempio era l'associazione Monte Peron di Sedico, che lavorava, ha avuto un guasto sull'impianto radio della propria fuoristrada e noi prontamente interveniamo per sistemarlo. Nel frattempo ci sono state anche delle fulminazioni sui punti radio nella parte alta della, diciamo così, della vallata bellunese, e lì siamo intervenuti per mantenere l'efficienza. Noi siamo un po', diciamo così, lavoriamo più nella prevenzione e nella preparazione. Quando scatta l'emergenza, quello che tu hai è quello che hai fatto prima, non ti inventi niente, per cui mezzi pronti, impianti pronti, ponti radio pronti, DPI, tutto quello che serve, per cui c'è un tanto un lavoro dietro, una per poi strategia. Andare mirati, per quello che anche, per quel motivo è che chiunque ha intenzione di far parte o interesse al settore può imparare preparando queste cose qui. Dopo c'è il semplice operatore radio, c'è l'autista dei mezzi, c'è il fuoristrada, c'è l'elettronico, cioè, però avendo tante attività ognuno trova la sua fettina in cui può dare qualcosa all'associazione e quindi alla società, perché noi siamo, la nostra attività non è rivolta a noi stessi, ma è rivolta al territorio. Al territorio. Ecco, allora chiudiamo, Presidente Lucchetta, con una battuta per dire come si può sostenere. Ricordiamo che la vostra è un'associazione che opera per volontariato, è una onlus senza scopo di lucro. Come comunque si può sostenere se qualche cittadino vuole supportarvi nelle vostre attività e se un giovane fosse all'ascolto, come si può fare a contattarvi? Allora, non c'è il problema a contattarci, noi abbiamo sempre la riunione il primo o terzo venerdì alle ore 9 presso la sede di Villa Montalban, abbiamo il sito in cui è esposta tutta la nostra attività, la possibilità di connettersi, e questo è l'approccio che può avere con noi. Inoltre, come sostenerci, io dico, per la prima cosa è sempre l'aiuto fisico, cioè chiunque abbia la possibilità o l'interesse di fare una piccola parte fisica, noi abbiamo sempre questa preferenza. Dal punto di vista economico, le nostre entrate sono solo i rimborsi delle radioassistenze e le convenzioni con i comuni per la manutenzione di queste postazioni radio, per cui anche un aiuto col 5 per 1000 va bene. Tutto quello che noi abbiamo viene investito in tecnologie, viene investito in mezzi, viene investito in queste cose, non ci sono altre cose, altri, diciamo così, movimenti economici. In questo periodo, diciamo così, abbiamo un po' sofferto il fatto di non, siccome il Covid ha annullato tutte le manifestazioni, gare importanti non sono state eseguite, di conseguenza ci manca un po' l'entrata dei rimborsi delle radioassistenze che noi devoliamo ovviamente alla cassa del club, per cui in questo momento qui, se possiamo continuare ad avere una risorsa per far fronte alle spese dei punti radio, dei materiali e della gestione di questo patrimonio, anche patrimonio tecnico, perché diciamo così abbiamo una dotazione sia di mezzi sia di materiale non indifferente, è particolarmente gradito. Ecco, e quindi insomma sappiamo che c'è la possibilità di sostenere l'associazione, ma soprattutto di avvicinarsi. L'invito ai giovani, le porte sono aperte, giusto? E quindi sì, per sì, alimentare questa bella tradizione. Io vi ringrazio, il nostro tempo purtroppo è scaduto, ma ci ritroveremo sicuramente ancora per dialogare e parlare delle vostre iniziative. Grazie, grazie a voi. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.